Ben ritrovati a Salotto di Bocca in Galleria. Siamo ai tavoli Heart in diretta dalla Social TV della Libreria Bocca, un'idea di Giorgio Lodetti con il patrocinio del Comune di Milano. Abbiamo in questo terzo appuntamento della rubrica di oggi Lucia Sanavio, giusto? L'ho Sì, pronunciato giusto, Sanavio? va bene, va Ecco, benissimo. non so mai dove mettere Non c'è l'accento. problema. Una pittrice un po' particolare. Mi ha colpito tanto e l'ho invitata per questo, perché so che lei intinge il pennello non solo nel colore, ma nella spiritualità. E questa è una cosa che mi piace tantissimo. Quindi vorrei che lei ci raccontasse quest'oggi in che modo e come, e soprattutto perché la sua pittura è una pittura spirituale. Certo, allora grazie a te Grazie Simona per l'invito, grazie alla libreria Bocca Giorgio Lodetti per questa bellissima opportunità in questa magnifica galleria. Oggi è una giornata splendida. Sì, infatti. Dunque, il discorso della spiritualità, certamente, abbiamo bisogno tutti della spiritualità e della consapevolezza. Brava, Oggi musica per le mie orecchie. Ho portato quest'opera della mia ricerca, che è Sì. un paio d'anni che sto coltivando. Vado su due binari paralleli, la mia pittura sulle mie tele bianche immacolate e poi questa ricerca Sì. dai sacchi del caffè, Sì. ma tutto ciò nasce da un saio che mi avevano regalato. Io poi sono molto devota a San Francesco, che ho dedicato anche una bellissima opera, una stola, sempre ricavata dai sacchi del caffè. Perché i sacchi del caffè? Perché è un mondo, cioè è il cammino umano. Perché il sacco del caffè, cioè la tela grezza che viene fabbricata, e il caffè è la natura, le piantagioni. E quindi mi è piaciuto molto il tessuto, la materia di poter realizzare delle opere su questa ricerca. E su questa ricerca metto sempre in primo piano la figura femminile, l'importanza, la madre terra. Sulle mie opere ci sono sempre delle finestre che guardano sempre oltre. E quindi l'oro anche che metto sulle tele, sia queste che quelle in cotone, è l'oro, la ricchezza interiore che noi Sì, come abbiamo. per l'iconografia bizantina, Bizantina, che in realtà esatto. nell'iconografia rappresentava il divino. Certo, il divino in Ma in questo caso assoluto, l'anima, la ricchezza l'anima, interiore, certo, è la stessa l'universo, cosa. diciamo, Esatto. l'universo. Quindi ho fatto diverse opere, tra l'altro con questo, diciamo, blackout che c'è stato, la pandemia, ho dedicato molto alle future mamme. Ho fatto delle opere per la nuova vita. Dato che c'era questa angoscia, questo buio, ho creato delle opere appunto col bambino, Bellissimo. perché a me piace molto. E infatti la matrioska fa sempre parte della figura femminile, la madre, perché come tu sai, si apre, dentro c'è il Sì, seme, sì, sì. ci sono tutte le bamboline, no? Sì. È storica, diciamo, come matrioska, ecco, come bambola di legno, no? Bellissimo. Di legno. E quindi il mio percorso è realizzare appunto su questi sacchi. Questi sacchi però la trama non è sempre uguale, perché questo è un sacco indiano, quindi è più spesso, perché per realizzare ci sono molte stesure per poter poi proporre la figura o Chiaro. l'astratto, quello che ho Quindi in questi mente da rimangono poi fare. così, non Sì, vengono rimangono montati così. su tela, Tra l'altro sono come degli sono, arazzi dipinti. sì, sono indelebili, perché ho creato una mia tecnica, dei miei impasti, dell'oro macerato, e Sì. quindi c'è tante stesure, è una macerazione, praticamente. È un mio cammino, è come posso dire, è un mio pensiero, una mia Sì, maturità sì, sì. di poter esprimere su queste tele, diciamo, grezze. Si torna un po' indietro, Certo, colpisce diciamo. molto questo viso così Sì, bianco. ecco, i visi sono lunari, è la donna, la luna, infatti nelle mie figure sono tutti questi visi
lunari, che raffigura appunto la donna. Quindi se si vede, poi metto il mio sigillo con la cera lacca. E questo diciamo che è uno dei più piccoli, perché di solito sono molto grandi, infatti, sono molto... E niente, questa è la mia arte che mi piace tantissimo, perché mi sembra, quando io dipingo su questi tappeti, sono dentro nel tappeto, che cosa è come ne un pensa? Vestito, ecco, è come un nuovo vestito. Certo, che cosa ne pensa il tuo pubblico, diciamo così, perché tu parli di quello che emoziona te, di quello che è il tuo percorso, ma chi lo riceve? Come lo recepisce? Piace per questa positività e soprattutto anche per la figura femminile, che è un mondo tutto particolare. Io poi, diciamo, la figura femminile è anche sulla violenza, sì, tutto ciò che c'è, che è un mondo universale, no? Certo. E quindi queste donne anche guerriere che io faccio, perché magari c'è l'oscurità, lavori tanto, ma poi sulla donna, sì, alla sì, fine. Sì, sì. C'è sempre questa luce, no? Che uno è un risveglio praticamente di una nuova identità. Sì. Ecco. Io suppongo, immagino che un'opera realizzata su tela di iuta, perché poi alla fine è canapa, su canapa, non sia, o meglio, possa essere più giusta forse per un certo tipo di persone, nel senso, mi spiego, non è il classico quadro incorniciato che fa arredamento, che sta bene sulla parete bianca, questo è un po' sconvolgente nel suo disordine, nel suo essere così grezzo. Quindi certo, immagino che ci siano delle persone che magari hanno un atteggiamento più informale, ecco, nei confronti della vita e che si avvicinino a questo genere di arte. Quindi quali sono le persone che più sono attratte da questo genere di arte? Ma guarda, troviamo l'avvocato anche tra di loro, o le persone magari che stanno facendo, non so, per dirti, un percorso umano, spirituale più profondo, piuttosto che un'altra tipo di categoria di persone? No, tutto insieme, perché io la mostra che ho fatto l'anno scorso, che ho portato alla mia personale a Villa Pomini, ho portato 5 opere, e sono rimaste molto colpite, perché non è il solito quadro, che, attenzione, quello che propongo qui lo propongo anche sulle tele bianche, però il fascino di vedere il grezzo, qualcosa di particolare, di diverso. Quindi anche l'ordinatissimo avvocato, diciamo così, alla fine, scavando, siamo piace tutti, molto. Abbiamo tutti la nostalgia di quelle nostre radici primordiali, primigenie, che in questa opera, come nelle altre che tu fai, vengono fuori. Quindi è un richiamo alle nostre origini. Sì, sì, no, è un richiamo alle nostre origini, le origini dell'uomo, la radice. Quindi noi, questo lo esplicito anche per far capire, per spiegare a chi ci ascolta, certo, che un'opera d'arte non si limita al mero aspetto estetico o all'oggetto che viene rappresentato, ma ecco come andare ad analizzare un'opera d'arte e andare a scavare non solo nell'opera, ma in chi ne usufruisce. Certo. Ma guarda, ti dirò, sono piaciute perché, guarda, c'è una persona che me l'ha acquistata, l'ha messa come tappeto in fondo al letto. Bello. Sì, e poi sulle pareti, perché queste opere, adesso tu, questo è un tappeto, però ci sono delle altre molto grandi che diventano arazzi, e sulla parete bianca, cioè con questo oro, adesso questa è una, però ce ne sono tante altre, no, che fanno praticamente uno scenario. È appena passato un vigile che ha apprezzato. Ha apprezzato l'opera. Sì. Io ho tirato giù la mascherina. No, tu sei a debita distanza da tutto e da tutti, puoi tranquillamente parlare senza mascherina, anche perché magari ci sono persone non udenti. Quindi che questo è il mio messaggio. Io do positività nelle mie opere. Okay. La bellezza. Perfetto. Perché oggi come oggi ne abbiamo bisogno più che mai.
quindi bisogna dare anche un messaggio forte anche a tutte le donne, sì, anche all'uomo. Adesso sto facendo un'opera che voglio raffigurare anche l'uomo, perché l'uomo è importante. Ma ci mancherebbe altro. E ci mancherebbe. Quindi, niente, la mia pittura è una pittura positiva. Ottimo. Di speranza, di spiritualità, di consapevolezza, perché oggi ne abbiamo bisogno tantissimo. E anche di nobilitazione del materiale. Di meditazione, povero. Certo. Io ho fatto per tanti anni anche yoga, per 10 anni, quindi è un mondo bellissimo. Beh, questo dimostra per l'ennesima volta, qualora ce ne fosse ancora bisogno, come il cammino personale influisca poi, certo, su tutto quello, certo, che facciamo, su tutto ciò che tocchiamo, su qualunque gesto noi abbiamo, sia nei confronti delle persone che delle, certo, cose. Certo, allora, Lucia, certo, dove possiamo trovarti? In quali canali social? Dunque, sulla pagina Facebook, sì, Lucia Sanavio Semplice, oppure Lucia Sanavio Art, oppure sul mio sito www.sanavioarte.it. Instagram? Ci su sei? Instagram è Lucia 13 dicembre. Perfetto, sarà il tuo compleanno. Sono nata il 13 dicembre. Santa Lucia. Santa Lucia. La luce, parlavamo della luce. Parliamo della così. Luce. Perfetto, certo. Allora Lucia, ti ringraziamo di essere stata con noi, grazie di averci portato questa pittura meditativa. Sì. Spero che tutti abbiano apprezzato quanto lo abbiamo apprezzato noi e a presto allora, certo, per i prossimi progetti. Tienici informata. Grazie mille, grazie a te, grazie alla Libreria Bocca. Un abbraccio.